Interviene la rappresentante degli studenti, signorina Errida Andreu. Studentesse e studenti, personale tecnico amministrativo, precari della docenza e non, lettori di scambio, dottorandi, assegnisti, rettore, presidi tutti, docenti, autorità presenti, buongiorno. Come tutti gli anni l'Università si appresta a celebrare in pompa magna l'avvio dell'anno accademico. Come studenti di sinistra ci siamo sempre posti in una posizione critica verso una giornata di questo tipo e oggi come mai resta ben poco da celebrare. Vorremmo tuttavia cogliere l'occasione per un momento di riflessione comune sul mondo dell'istruzione e della ricerca, convinti che siano molto più necessari momenti di riflessione piuttosto che di autocelebrazione. Purtroppo constatiamo come i timori espressi da noi 3 anni fa in questa stessa sede si siano rivelati fondati e come 3 anni fa ribadiamo la necessità di un'università che sia realmente libera, indipendente, laica, pubblica e di massa. Anni di sottofinanziamento hanno ridotto a pezzi il mondo della ricerca. La situazione di precarietà e la mancanza di prospettive l'hanno sottomessa agli interessi dei privati. Pensiamo invece che l'università debba essere promotore di una ricerca che sia libera e indipendente, svincolata da interessi privati, in quanto bene comune al servizio della collettività. Il susseguirsi di governi miopi e delinquenti ci lascia in eredità una didattica martoriata dai duri colpi del turnover. Fioccano ovunque ormai numeri chiusi più o meno legittimati, aule sovraffollate e interi corsi di laurea dequalificati per la mancanza di docenti. Tutto a questo punto diventa merce di scambio per recuperare finanziamenti che non arrivano dal Ministero, siano esse lauree honoris causa regalate o corsi di laurea tirati su in fretta e furia per accaparrarsi i contributi di qualche consorzio. Chiediamo una didattica di qualità svincolata dagli interessi delle aziende e questo si può ottenere solo con un radicale cambiamento delle politiche nazionali. L'università non è e non deve essere un peso economico, ma è il motore della società. Quello che si cerca di fare, invece, è giustificare la mancanza di un reale progetto di organizzazione del mondo dell'istruzione, introducendo una perversa logica del merito. Dietro alla menzogna di una virtuosa competizione fra le università si cela la volontà di aumentare il divario tra i cosiddetti atenei di serie A e di serie B. Ci vogliono far credere che la soluzione sia introdurre criteri di merito ad ogni livello, e allora tutto è un numero da valutare. Pensiamo che la soluzione sia non una lotta al massacro, ma una politica che cerchi di uniformare il livello nazionale al rialzo e che garantisca una formazione minima di alta qualità su tutto il territorio e non abbandoni, come invece spesso accade, intere zone del paese a se stesse. Per un ente pubblico con uno scopo sociale come è l'università, la tutela dei lavoratori e dei loro diritti deve avere un ruolo principale. Purtroppo le politiche fin qui denunciate hanno avuto conseguenze disastrose sulle condizioni dei lavoratori. In particolare, l'impossibilità di assumere nuovo personale costringe l'università a esternalizzare sempre più servizi, con gravi conseguenze sia sulle condizioni dei lavoratori che sulla qualità dei servizi stessi. Questo in un panorama nazionale in cui il diritto al lavoro è stato via via smantellato, apre scenari preoccupanti per il futuro. Infine, riteniamo che per uno Stato sia fondamentale prendere tutte le misure necessarie per garantire il diritto allo studio, in quanto promotore principale per ridurre la disparità sociali e dare a tutti la possibilità, uguali possibilità di crescita. Quello a cui assistiamo da anni, invece, è la volontà di rendere l'università sempre più elitaria e trasformare il diritto di studio e le borse di studio in prestiti di onore, costringendo chi non ha possibilità economiche a una vita di debiti. L'accesso all'università deve essere garantito a tutti e sostenuto dalla fiscalità generale. E se oggi lo Stato sceglie di non trovare i finanziamenti necessari a tutto ciò, si condanna egli stesso a un fallimento sicuro. La situazione è disperata, ma non vogliamo essere pessimisti. Come studenti di sinistra pensiamo che ci sia una via d'uscita, ma essa non vada cercata nelle singole istanze. È necessario un ribaltamento delle politiche attuate ad ogni livello, obiettivo che è possibile raggiungere se come studenti, lavoratori e docenti facciamo fronte comune nel riconoscere l'attacco sistematico portato avanti contro l'università tutta e nel condannarlo. Grazie.